sono Patrick Sheriff e oggi ripassiamo in 4 punti il sentimento del tempo di Giuseppe Ungaretti. 1. Il ritorno all'ordine. Ungaretti nel dopoguerra collabora alla rivista La Ronda, la quale voleva un ritorno alla tradizione letteraria classica e dunque un superamento di quelle esperienze formali, innovative, sperimentali proprie dell'avanguardia. Dunque in quest'opera troviamo una poesia pura che si serve di una metrica classica e di una sintassi tradizionale, oltre che di un lessico aulico e prezioso, e che si colloca sia a livello tematico che a livello stilistico come un'esperienza poetica opposta a quella che abbiamo incontrato nella raccolta L'Allegria. 2. I temi. L'opera offre una riflessione universale sul significato della vita. Tra i temi trattati troviamo quello della morte, dell'eternità, della ricerca di Dio e del mistero dell'esistenza umana. Questi temi sono visti nel trascorrere del tempo. Ungaretti dice che nel suo personale sentire il tempo sono riscontrabili 3 momenti. In un primo momento il poeta sente il tempo nel paesaggio visto come profondità storica. In un secondo momento sente il tempo nell'effimero in relazione all'universale. Infine, in un terzo momento, sente il tempo nell'invecchiamento del corpo. 3. L'inizio dell'ermetismo. L'opera si compone di 7 sezioni e la seconda sezione si intitola La fine di Crono. Secondo la critica, questa sezione segna l'inizio dell'ermetismo. Infatti in essa troviamo versi oscuri, polisemantici ed ermetici. Inoltre in questa sezione tra i temi vi è la rappresentazione del paesaggio, spesso estivo, e sono posti al centro le sensazioni del poeta e numerosi pensieri metafisici. 4. Tradizione e innovazione. Nel sentimento del tempo vi è un ritorno all'ordine che si traduce in una rigorosa regolarizzazione formale. Vi è l'adozione di una metrica classica, il ripristino della punteggiatura e della sintassi tradizionale e l'impiego di un lessico aulico e prezioso che si rifà al modello petrarchesco. Vi è un tentativo da parte di Ungaretti di sublimare letterariamente la propria vita. D'altro canto, nel sentimento del tempo trova gran spazio anche la componente innovativa, in quanto incontriamo in quest'opera la piena manifestazione della poesia pura. Le espressioni sono suggestive e allusive, i versi sono oscuri, ermetici, polisemantici e vi è una frequenza di associazioni sensoriali. Con la conseguente invadenza della soggettività del poeta. Con questo concluso, per non perderti altri video, iscriviti al canale e attiva le notifiche. In bocca al lupo e al prossimo video.